Siamo con Mister Renna. Mister, ci troviamo là in vetta a tre squadre a pari punti, adesso non ci si può più nascondere, anche se comunque la sua è una matricola di questa categoria. Questa. Sì, in effetti stiamo disputando un grande campionato. L'obiettivo iniziale è sempre stato quello lì della salvezza, di una salvezza tranquilla. Credo che l'abbiamo quasi raggiunta, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Dal canto nostro adesso ci troviamo, diciamo così, nelle prime posizioni, cercheremo di difendere quantomeno fino alla fine il discorso playoff. Vabbè, il discorso playoff, siamo forse non ci nascondiamo più, perché poi il risultato fatto in casa beneventana è stato un 2-1 in casa loro, e forse questo è uno di quei risultati che poi non fa pensare soltanto più ai playoff, ma fa pensare a qualcosina di più. Lei non ci crede? Non è che non ci credo, se pensiamo al risultato che abbiamo fatto contro la prima della classe, dico sì, è normale, abbiamo vinto contro la prima della classe, significa, ma il problema è un altro, il problema è che noi siamo una squadra attrezzata attualmente per cercare di centrare i playoff. Poi ti ripeto, se continuiamo a giocare in questo modo, con l'umiltà, con gli stimoli e le motivazioni che fino ad oggi hanno fatto sì che ci troviamo nelle prime posizioni, noi ce la giochiamo con tutto, senza pensieri. Se poi non arriva, non c'è problema, ti ripeto, quello che dobbiamo fare è confermare tutto quello che di buono abbiamo fatto fino ad oggi. Diciamo che oltre ad essere matricola, lo scorso anno l'Irpinia è stata anche una squadra che sorpresa, che poi ha vinto un grandissimo campionato, ha battuto tanti record, e quest'anno si ritrova da matricola ad essere la vera sorpresa di questo campionato del girone B di eccellenza. Si ritrova lassù con tutti, anche se poi ci sono stati degli avvicendamenti societari. E cosa è successo? Il presidente non è più De Benedictis, adesso c'è stato un cambio al vertice. In casa Irpinia cosa cambia? Niente, in effetti la sostanza è sempre la stessa, cioè nel senso che abbiamo a che fare con persone per bene. Il presidente De Benedictis ha lasciato per una questione di lontananza, diciamo, a tanti chilometri di lontananza. Lui vive lì a Bossarsizio, a Milano, non poteva continuare questa situazione, quindi voleva l'aggregazione di nuovi soci. Ciò non è stato possibile, poi alla fine di aggregare altre persone, alla fine poi si sono fatti avanti il signor D'Agostino e il signor Mauro Mastro Berardino, a cui da parte nostra vanno veramente dei ringraziamenti, perché hanno rilevato tutto il pacchetto. E quindi adesso continuiamo ad andare avanti con questa nuova società, cercando di dare le stesse soddisfazioni che abbiamo dato a De Benedictis. Mister, per quanto riguarda la squadra, durante questo avvicinamento societario ci sono state alcune perdite di alcuni giocatori, però in cambio sono arrivati due argentini. Cosa cambia per lei dal punto di vista proprio tecnico? No, dal punto di vista tecnico diciamo che sono andati via dei giocatori importanti, ma ne sono arrivati altrettanti importanti che fanno alla nostra causa, giocatori molto umili, sono arrivati sia Coglanis che Trotta e Rizzo, giocatori umili, giocatori che si mettono a disposizione e cercano di dare una mano ai compagni, come la stessa cosa lo facevano anche gli altri che sono andati via. Mister, tra le due che sono lì con lei, anche se la forza e coraggio è una partita in meno, lei quale ritiene che sia la squadra più attrezzata per la vittoria di questo campionato? Esclusa la sua squadra, logicamente. No, io mi tiro fuori da questa situazione. Io dico che sono due squadre attrezzatissime, sono due squadre che fanno un ottimo calcio, esperte, con giocatori esperti, forti, bravi, forse diciamo così sulla carta un qualcosina in più la forza e il coraggio. La Battipagliese dal canto suo c'ha una grande struttura, c'ha un grande pubblico a seguito, dove è sempre difficile giocare a Battipaglia con un pubblico così stupendo. E la forza e il coraggio, diciamo, solamente come nome c'è qualcosa in più. E alla fine però, ripeto, secondo me sarà una bella lotta fino alla fine. Inizia l'ultima battuta. Diciamo che l'Irpinia quest'anno ha reso il campionato dell'eccellenza, il girone B, l'ha reso un po' più emozionante, è tutto più difficile, è più bello da vedere, con molte più emozioni. Lei è d'accordo con questa ipotesi? Sì, sono d'accordo, però tutto quello che abbiamo fatto nel 2008 è tutto da mettere in disparte. Da questo momento inizia il 2009, il girone di ritorno
sarà un girone difficilissimo, l'ha dimostrato già la partita che abbiamo fatto con la Real e Bolidana, che hanno disputato una grande partita. Domenica, sabato andremo ad affrontare una squadra che si deve salvare il Pestum, che non merita quella classifica, e quindi dico che il girone di ritorno sarà un girone prettamente diverso, quindi come per noi lo sarà per tutti naturalmente. Va bene, grazie, in bocca al lupo. Crepi il lupo.